Giulia, invece, ci vuoi raccontare un po' la tua stagione, com'è stata? Come l'hai vista? Ma come hanno detto gli altri, è chiaro che all'inizio ci sono stati un po' di momenti di sconforto, forse perché non eravamo più abituati a ricevere tutte queste batoste iniziali, insomma, una dopo l'altra. Poi, insomma, io frequento anche un po' lo stadio, sono abbonata, condivido l'abbonamento con un amico in curva e quindi cerco di andare più o meno un paio di volte al mese, cerco sempre di andare su. Però insomma, noi allo stadio anche lì non ci siamo mai scoraggiati, ecco. Poi è chiaro, è stata la vittoria più bella, anche se forse alcuni l'hanno sottovalutata, perché ormai sembra diventato scontato vincere Sì. negli ultimi anni. Però non è mai scontato, perché comunque appunto ci possono essere delle difficoltà come quelle che abbiamo avuto noi. Esistono anche gli avversari perché ci sono, poi anche loro quest'anno non si sono dimostrati all'altezza, non hanno saputo forse approfittare delle nostre difficoltà iniziali, ma non c'è mai una vittoria scontata, non è scritto da nessuna parte che ci debba essere. Quindi anche per questo forse è stato lo scudetto più bello, è stato più bello anche per questo, e ce lo siamo goduto di più. E quindi sì, una stagione più che positiva, abbiamo vinto tutto quello che potevamo vincere in Champions. È andata male, ma insomma la Champions è un torneo a parte, lì è difficile fare calcoli, previsioni, e purtroppo è andata così. Lì si possono avere tanti rimpianti, si può dire, ma se però è andata così e ce dobbiamo fare una ragione, ormai pensare alla prossima. Ormai dobbiamo essere già in ottica sorteggi dei gironi ad agosto, dobbiamo viverla così. Ma li vedo già molto belli proiettati anche loro sulla Sì, Champions. Io infatti. non ho mai sentito parlare così tanto di Champions come obiettivo come in quest'ultimo Ma mese. sai perché? Perché comunque Berlino prima e Monaco dopo hanno lasciato più o meno dentro tutti noi e quindi di conseguenza inevitabilmente anche dentro i giocatori, dentro l'allenatore, la società stessa, la sensazione di qualcosa che non è più un sogno, Sì, è qualcosa che può essere davvero un obiettivo, cioè infatti. qualcosa dove non è vero che manchi ancora chissà che cosa per arrivarci, manca Certo, veramente poco, ecco, manca veramente poco, manca forse un quel pizzico giocatore di che fa tutto. fortuna. Non è che senti un giocatore del Napoli dire che l'obiettivo della prossima stagione è la Champions. Quindi, come dice Nino, poi i risultati sul campo ti portano a scegliere, cioè ad avere un obiettivo piuttosto che un altro. È normale. Allora, Ma lo ha manca. detto anche ieri sera Dybala. Dybala in un post partito un po' confuso perché stavano andando i festeggiamenti. Un po' Il alcolico, giornalista direi. della Rai, sì, esatto, ha chiesto direttamente: ma quindi l'obiettivo per l'anno prossimo? E Dybala è andato proprio senza alcun filtro a dire: la Champions è il primo obiettivo. Sì, ma per quanto comunque scordiamoci dalla testa che questa squadra metta da parte il campionato, Figuriamoci, sia per figuriamoci. un discorso logico di tradizione, non esiste che la Juve mai metta da parte il campionato, sia No, ma anche non è perché solo tradizione, proprio, cioè, no, l'obiettivo è sempre comunque l'obiettivo principale della deve stagione. essere il primo obiettivo da raggiungere, poi Poi dopo. c'è anche il discorso dei 6 scudetti consecutivi, che se quest'anno è stata storia, l'anno prossimo può essere leggenda, nessuno ne ha mai fatti. Fossero 6 Avversari. o 25, cioè, comunque è sempre un traguardo da raggiungere. Rimane il fatto che se tu vuoi puntare alla Champions League per un certo numero di anni, nel senso che a forza di essere lì sopra, prima o poi la vinci anche, no? Gira e rigira. Certo. La prima strada è sempre comunque quella di vincere il campionato, perché se non lo vinci non ci vai. C'è O qualcosa da comunque. andare. O primo o secondo ci deve arrivare, insomma, nel senso che Esatto, c'è. e per arrivare secondo tanto vale arrivare prima, insomma. Specie con la disposizione dei sorteggi che c'è adesso, no? Dove le prime del campionato vanno in prima fascia.
e quindi ti agevola anche in un certo modo il sorteggio, cioè è importante sempre. Sì, comunque sì, non deve passare l'idea che l'anno prossimo verrà quasi sacrificato il campionato perché l'obiettivo è vincere la Champions. Ma L'obiettivo è su vincere questo. la Champions perché questa squadra ha ormai capito che può farcela, quindi cioè, non è più Esatto. l'approcciarsi in termini di vabbè, diamo il meglio e vediamo cosa succede. No, questa squadra approcciava nel termine, in senso di andiamo a vincere perché ne siamo capaci, ma questo comunque non vorrà dire che il campionato verrà in qualche modo sacrificato. Poi, come ho detto Anche perché diverse se va volte, qualcosa male in Champions, rimani poi con per niente. tempo hai lasciato perdere il campionato, non vinci più Può nulla, succedere quindi. magari il discorso contrario, che magari per altri motivi che possono succedere, un'annata storta così in campionato, a un certo punto non sei messo bene e che magari arrivano i momenti decisivi della Champions, allora in quella settimana lì, magari anche come preparazione, come turnover, privilegi di più quella di Champions. Può diventare una cosa contingente del momento, non certo che a priori la squadra decide quest'anno in Champions ci impegniamo per dire in campionato come va, va. Cioè, non è proprio una roba, non è da No, Juve, non è logico, non è nulla. anche perché se guardi le varie edizioni della Champions, cioè le squadre come Barcellona, Bayern Monaco e Real Madrid, ne vince sempre una, non è che ne vincono tutte e tre, una vince la Champions e le altre non la vincono, quindi non puoi pensare che tu sia talmente forte da andare a vincere la Champions tranquillamente, Non è programmabile. oppure, e non puoi neanche pensare che, visto che sono tanti anni che non la vinci, quest'anno tocca a te, perché non, cioè non, il campo No, anzi, non ha memoria storica, no? no, Quindi anzi, il Real Madrid, che è sempre stata la squadra più potente, più ricca, eccetera, sono eccetera, ci 12 anni. ha messo 12 anni per vincere la sua famosa decima. Il Bayern, che tutti invidiamo e così via, negli ultimi 15 anni ne ha vinta una, comunque. Non è che ne ha vinte 6, 7, 8, una. Appunto. Come Chelsea. Come il Esatto. Chelsea. Esatto. Con Di Matteo in panchina. Esatto. E allora a questo punto.